in questo luogo che racconta di uno dei sacrifici più orrendi dell'esercito italiano e della truppa alpina in particolare, l'emozione è sempre forte. Sulle tracce della storia, tra la battaglia che ha visto opposto l'esercito italiano a quello austro-ungarico nel giugno 1917, costata la vita a più di 16.000 alpini, e la prima adunata nazionale dell'ANA, datata a settembre 1920. Oltre 300 penne nere della sezione di Brescia si sono incamminate verso la colonna Mozza che sovrasta il monte Ortigara per non dimenticare il sacrificio di giovani che hanno dato la vita per il paese. Un pellegrinaggio organizzato dalla Commissione Giovani nel 90° di fondazione della sezione bresciana. Ogni attività della sezione ha scelto per quest'anno una propria giornata dove festeggiare il 90°. Per noi giovani è stata questa, ricordando quello che i nostri padri nel 1920 fecero quassù. Per molti non era la prima volta sul Monte Ortigara. Nel 2007, infatti, le penne nere bresciane erano già salite in quei luoghi di storia per il recupero delle trincee. L'intervento che qua abbiamo fatto, abbiamo recuperato queste trincee e la sede del comando tattico c'era qua proprio alla mia destra, e con le gallerie che sono testimonianze ufficiali di quanto hanno sofferto durante queste battaglie.